Che cosa serve per andare a suonare? Mi è stata fatta questa domanda e quindi ho detto, ma facciamoci un video perché, soprattutto perché all'inizio magari non sa come comportarsi, no? Magari ha pubblicato le sue canzoni da poco, ha cercato di suonare, ha cercato qualche data, magari qualcuno gli ha detto di sì e ora non sa che cosa deve fare, cosa deve avere, cosa deve portare, proprio problemi pratici, tecnici sull'attrezzatura di un musicista. Bene, allora, per me il consiglio è parlate, cercate di capire se c'è un fonico del locale, prima cosa, e poi se non c'è chiedete di parlare con un responsabile che sappia fornire, diciamo, delucidazioni sulla questione tecnica del locale, su che cosa c'è, cosa non c'è. Secondo me un musicista poi che va a suonare e va in un locale che fa musica dal vivo dovrebbe pretendere la presenza di un impianto nel locale. Per impianto si intende impianto voce, due casse, un mixer, dei microfoni con delle aste. Ecco, questo dovrebbe esserci in tutti i locali. Non sempre è così, sento storie di musicisti che devono portarsi l'impianto, che sono un po' tristi. Secondo me, e vi esorto a raccontare le vostre esperienze nei commenti, se vi è mai capitato di andare a suonare e dover portare tutto, o se regolarmente ci sono posti che fanno programmazione anche settimanale e non hanno un impianto. Io sento queste cose, però secondo me è sbagliato. Cioè, un musicista, poi un musicista può decidere di portare la roba sua, non portare la roba sua, cioè di portare, magari si sente meglio con le proprie cose, però un minimo nel locale ci dovrebbe essere un impianto dove poter attaccare i propri strumenti e suonare. Quindi se sei all'inizio e devi andare a fare un concerto, bene, dovresti aspettarti un impianto. Chiedi subito al fonico, al responsabile del locale, se c'è un impianto, che impianto c'è, casse, mixer, quanti canali, perché poi c'è gente che chiama impianto voce un mixer rotto e due casse sfondate, e questo non è il massimo. Purtroppo l'Italia pecca un po' dal punto di vista della professionalità, sia dal punto di vista delle band, secondo me, che anche dal punto di vista dei locali, nel senso che i locali non sono molto forniti e le band non sono molto professionali, nel senso che molto spesso ti arrivano richieste assurde per i locali di musicisti che girano senza neanche i loro strumenti. Quindi manca un po' di professionalità. Comunque, cercando di fare un po' di chiarezza, aspettatevi di trovare un impianto voce. Quindi, se siete magari dei cantatori, come lo sono io, che ho fatto tantissimi concerti chitarra e voce, andavo girando anche in treno con la mia chitarra. E poi arrivavo al locale e mi attaccavo, trovavo il microfono, trovavo anche un fonico a volte. Voglio dire, è una questione di professionalità. Quindi l'impianto lo dovete aspettarvelo, dovete trovarlo al locale. E poi, ecco, dovete portarvi il vostro strumento, i vostri cavi, portateli. Io andavo girando anche con un microfono per sicurezza e con un'asta. E comunque il consiglio è cercate di parlare sempre con un responsabile per andare a suonare, un responsabile del locale, se c'è un fonico ancora meglio, che vi saprà dire tutto, e quindi poi in base a quello che c'è nel locale poi decidete voi cosa portare e cosa non portare. Ma se trovate un locale che non ha neanche l'impianto, non lo so, poi lì si mettono in moto questioni, lo devi fittare, te lo devi far prestare, è un bel casino. Quindi il mio consiglio è cercate sempre le situazioni al un minimo professionali per vivere bene l'esperienza del live. Comunque fatemi sapere cosa ne pensate e fatemi sapere la vostra esperienza, che esperienza avete avuto nei live e nei locali italiani e secondo voi com'è la situazione.